Buongiorno Vegas! E finalmente non sono più solo. Allora, come annunciato, non sono più solo. Il primo componente del team ISOP è arrivato! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Allora Dani, com'è andato il viaggio? Bene, dai, abbastanza bene. A parte il freddo sull'aereo, direi abbastanza bene. Allora ragazzi, come tutti i ludopatici, il signor Donnini è appena atterrato da 2 ore forse. Più o meno. Non mi ha neanche detto ciao, non mi ha detto niente, ma ha detto vestiamoci che parte all'MGM un torneo. Cioè l'Oma knockout, cos'è? Non si fa l'Oma knockout. Giustamente. Basta che non andiamo noi knockout. Comunque, adesso andiamo a vedere Dani cosa succede e poi informeremo i nostri amici di come sta andando. Assolutamente. Ciao. Allora, dopo aver presentato il primo componente ISOP, quelli bravi sono a spasso a fare compere. Yeah! Compere! Quelli bravi sono in giro a fare compere. Allora ragazzi, come sta andando la trasferta? Una... Altre domande? No, dai! Oh, bene, bene. Bene, bene. Ci stiamo allenando per arrivare al main. E allora, tutto puntato sul main, ragazzi. E dopo questo bel siparietto torniamo a dare un po' di notizie di poker. Dario San Martino all'evento 59 ci fa sognare, ma purtroppo chiude la sua corsa al quinto posto. È un asso al river che condanna il forte giocatore italiano a rimandare la corsa al braccialetto. Ci sta provando, e come se ci sta provando, Mustafa Kanit al Six Max. Chiude il count per adesso in 12ª posizione sui 381 qualificati, con uno stack di 312.500 fish. Insieme a lui anche Jacopo Brandi, 371esimo, con 28.500 fish. Allora ragazzi, anche questa giornata si chiude e io chiudo con il consiglio che mi ha dato mia moglie dall'Italia dopo i miei deludenti risultati fino adesso al tavolo, la quale mi ha detto: prova col gratta e vinci. Andando a comprare i gratta e vinci.